Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video in cui parleremo di un caso true crime. Io come al solito vi ringrazio per vedere questi video, la storia di oggi ci porterà in Texas e spero che anche questo caso sarà di vostro gradimento. Se vi piacciono questi video io vi ricordo di lasciare un mi piace qui sotto e se vi piacciono i videogiochi vi consiglio di fare un salto sul mio sito Serafini Production per andarvi a iscrivere al mail list in cui vi terremo informati su tutti i videogiochi che sono in produzione quest'anno, che ne abbiamo ben 4. E il primo tra l'altro potete già giocare la demo su Steam e entro la prima metà di quest'anno uscirà anche il gioco completo. Se tutto va bene non si sa mai, ma in teoria dai, siamo messi abbastanza bene, quindi dovrebbe uscire tutto al meglio. E bene, quindi io vi invito a fare questa cosa. Inoltre, se volete essere aggiornati anche sulle ultime news, andate anche su Instagram Serafini Production. E adesso iniziamo con il video. La vicenda che state per ascoltare mi ha molto colpito, ma vi spiegherò il perché alla fine, così da non influenzare il vostro giudizio. Come vi dicevo, il caso di oggi è avvenuto in Texas, a poca distanza da Houston. Clear Lake High School, la scuola, ospita circa 2000 studenti, molti dei quali fanno parte dei club scolastici, sportivi e culturali di alto livello. Ma come ogni scuola, ovviamente, non mancano i gossip, i drammi adolescenziali e tutte quelle dinamiche tipiche dell'ambiente. In particolare, alla Clear Lake High School, la gerarchia sociale tra gli studenti è molto forte. Per farla breve, o sei popolare o vieni considerato un emarginato. Nel 2003, Rachel Colorotis e Tiffany Rowell sono amiche inseparabili, belle e popolari, ma a differenza delle ragazze popolari dei film, non sono persone arroganti o classiste. Anzi, sono infatti note a scuola per la loro gentilezza e dolcezza. Tiffany è un'attrice e sogna di diventare assistente sociale. Rachel è appassionata di arti creative e in futuro vuole entrare nell'aeronautica militare. È sempre pronta ad aiutare chi viene escluso e aspira a cambiare il mondo in meglio, proprio come l'amica Tiffany. Un giorno una timida studentessa si trasferisce da New York e le due ragazze decidono di prendersela sotto la loro ala protettiva e di aiutarla a inserirsi. Il suo nome è Christine Paolilla. Christine ha avuto una vita difficile fin dalla tenera età. È nata a Long Island nel 1986. Il padre Charles muore a seguito di un incidente su un cantiere nel 1988. L'uomo aveva precedentemente stipulato una polizza sulla vita che prevedeva un'ingente somma in caso di morte per incidente. Per motivi non chiari però, questa assicurazione aveva come unica beneficiaria la figlia, che sarebbe entrata in possesso del denaro compiuti 18 anni e non doveva essere riscattata neanche dalla madre Lori. A causa della pressione della situazione e del lutto, la donna inizia a fare uso di sostanze e perde la custodia dei figli, che passano da parente a parente per alcuni anni. Una mattina, quando Christine ha solo 5 anni, si sveglia e si rende conto che sta perdendo grosse ciocche di capelli. Entro l'inizio delle elementari, la bambina ha perso tutti i capelli, le sopracciglia e le ciglia. Nonostante la giovane età, i medici le diagnosticano l'alopecia. È un momento devastante per la bambina, inizia a indossare una parrucca, ma i compagni di scuola si sa che purtroppo a quell'età possono essere molto crudeli, anche senza rendersene conto. La prendono in giro e la ridicolizzano, al punto da spuntare all'improvviso dietro di lei e strapparle via la parrucca. La vita a scuola diventa un vero incubo e Christine diventa totalmente esclusa. Per questo motivo, quando si trasferisce al liceo Clear Lake, la ragazza non ha molte speranze e cerca di tenere il profilo basso, ma per la prima volta nella sua vita Christine incontra qualcuno che vuole davvero essere sua amica, Rachel e Tiffany. Ora Christine vive con la madre Lori, che si è disintossicata e rispostata. Il trasferimento a Clear Lake rappresenta quindi per la madre e la figlia una possibilità di ricominciare il tutto da capo. Rachel e Tiffany si rendono conto di quanto per Christine siano un esempio e un modello e dicono di aiutarla in ogni modo, anche con consigli di bellezza. Le trovano una parrucca di buonissima qualità, le insegnano a mettersi le lenti a contatto e a truccarsi. Nel giro di pochi mesi la giovane cambia completamente e a scuola viene eletta Miss Irresistible 2003. Ma purtroppo le cose sono destinate a cambiare rapidamente. Rachel e Tiffany si diplomano e non frequentano più Christine assiduamente come in passato. La ragazza
un anno più piccola, ha ancora un anno al liceo davanti a sé e passa più tempo con il suo ragazzo. Già nel 2002 Christine diventa amica di un altro gruppo, i, chiamiamoli, cattivi ragazzi, che si incontrano dietro a scuola a fumare spinelli. E qui incontra Chris Snyder, il tipico anticonformista con il piercing al sopracciglio e i vestiti larghissimi. Ha qualche anno più di lei, ma per la 14enne Christine è un po' come il padre che non aveva mai avuto, si sente quindi al sicuro. Il problema è che Chris non è un tipo protettivo. Già dopo un paio di mesi si dimostra maniaco del controllo e manipolatore. Non permette alla ragazza di vedere la famiglia e gli amici. Solo la relazione con lui deve essere importante per Christine. Un giorno Chris viene arrestato per rapina a mano armata e mandato in prigione per alcuni mesi. La famiglia di Christine cerca di convincerla a lasciarlo, ma quando il ragazzo viene rilasciato, i due tornano insieme. Ormai Chris è diventato prepotente con Christine, al punto da strapparle la parrucca di fronte agli amici, l'incubo peggiore della ragazza, viste le precedenti esperienze da bambina. Anche Tiffany e Rachel hanno consigliato più volte alla ragazza di lasciare Chris, ma Christine non ha ascoltato neanche loro. Dopo il diploma, Tiffany e Rachel si sono trasferite insieme in una piccola casa, sempre a Clear Lake, e hanno lavorato in estate allo stesso bar. Tiffany frequenta Marcus Precella e, ogni tanto, il cugino di lui, Adelbert Sanchez, si unisce a loro. Tiffany, Rachel e i ragazzi parlano, giocano e passano serate divertenti a casa delle due ragazze. Christine si sente esclusa dalle sue amiche, dal momento che Tiffany e Rachel si rifiutano di invitarla perché non vogliono Chris a casa loro. Nel tardo pomeriggio del 18 luglio del 2003, due vicini di casa bussano alla porta di Rachel e Tiffany per una visita veloce a sorpresa. Dal momento che non risponde nessuno, decidono di provare a vedere se la porta è aperta. Lo è, e la scena che si trovano davanti è assolutamente agghiacciante. Rachel, Tiffany, Marcus, Albert sono stati massacrati. È troppo tardi per provare a salvarli. Albert, il più grande, aveva 21 anni e gli altri tre solo 18. Tutti e quattro sono stati colpiti da molteplici colpi di pistola e non solo. Rachel è stata colpita più volte alla testa con un oggetto arrotondato, fino a quando il cranio non è andato in pezzi. Non c'erano segni di affrazione. La mano di Rachel stringeva ancora il telefono, aveva cercato di chiamare il 911, ma non era riuscita a finire di comporre il numero. Tutto fa pensare che l'assassino sia arrivato equipaggiato e pronto, e quindi si sia trattato di un attacco premeditato. Gli investigatori sanno che devono cercare almeno due persone, ma non hanno nessuna traccia e non sanno da dove cominciare. La notizia circola immediatamente sui media nazionali e quando il padre di Rachel riconosce la casa della figlia, si precipita sulla scena. Se devo essere sincero, non so assolutamente che cosa si possa provare a venire a sapere che tua figlia è morta e non poter fare nulla per poterla aiutare. Penso che sia davvero qualcosa di terribile. La polizia interroga gli amici e viene a sapere che Rachel e Tiffany organizzano piccole festicciole quasi tutti i giorni, ma il 18 di luglio erano semplicemente a casa con i due ragazzi e guardavano la televisione. Un vicino però racconta un dettaglio cruciale. Quel giorno ha visto passare per strada due giovani, un maschio e una femmina, vestiti di nero. La ragazza aveva occhi molto grandi e indossava una bandana nera. Viene fatto un identikit e rilasciato in tutto lo stato, nella speranza di ricevere informazioni utili, ma purtroppo il tempo passa e nessuno si fa avanti. La polizia si concentra su Marcus. Era uno spacciatore e il massacro potrebbe essere il risultato di una contrattazione andata male, ma moltissimi amici e la stessa famiglia del ragazzo affermano che stava seriamente cercando di cambiare vita e che non aveva nemici. C'è un altro dettaglio che dimostra che si tratta di una pista sbagliata. Se si fosse trattato di una contrattazione per sostanza andata male, non sarebbero stati trovati soldi in casa, mentre nulla risultava essere stato portato via dalla scena. Continuando a vagliare le varie ipotesi, gli inquirenti si concentrano sui corpi. Dei quattro, la persona che ha subito maggior violenza era Rachel, che era stata colpita moltissime volte fino a essere praticamente sfigurata. Secondo uno psichiatra, questo genere di accanimento poteva essere segno di invidia sessuale.
sembra che la polizia si avvicini a una svolta, ma non hanno idea di chi potesse voler morta Rachel. A distanza di un anno, le indagini sono a un punto morto. Anche Christine risulta provata dalla vicenda. I genitori raccontano che era sconvolta e piangeva quasi tutte le notti. Era così spaventata che aveva dormito nel letto dei genitori per 3 notti dopo il massacro. La famiglia era stata molto vicina alla ragazza in questo periodo di lutto e anche gli studenti del Clear Lake High si erano mostrati partecipi nel suo dolore per la perdita dell'amica in modo così terrificante. Nessuno l'ha mai considerata una possibile sospettata. Nel 2004 Christine viene arrestata per taccheggio, entra in un programma di riabilitazione e interrompe la sua relazione con Chris. Durante la riabilitazione la ragazza incontra Justin, un ex tossico. La loro relazione è intensa, come quella che la ragazza aveva con Chris, al punto che in un anno i due si sposano. Ma facciamo un passo indietro. Vi ricordate l'assicurazione che Chris era destinata a ricevere a 18 anni? Bene, la giovane la riscatta, usò $360,000 per comprare un appartamento e spese il resto in sostanze. Spostiamoci adesso all'8 luglio del 2006. Sono passati 3 anni dall'omicidio e la polizia ha archiviato il caso. Non sanno che una telefonata sta per cambiare tutto. Un uomo è stato in riabilitazione con Christine, afferma di aver sentito la giovane vantarsi dell'omicidio del 2003. Per quanto ne sa la polizia, Rachel, Tiffany e Christine erano migliori amiche. Avevano trovato anche una foto di Christine nel portafoglio di Rachel, ma quando guardano nuovamente l'identikit realizzano che, inevitabilmente, la donna ritratta somiglia a Christine. E quando vennero a sapere che la ragazza ha l'alopecia e indossa molto spesso delle parrucche, trovano una spiegazione anche per la bandana. I poliziotti vanno quindi a casa di Christine e Justin. Il loro appartamento è disordinato e trovano un enorme numero di siringhe. Trovano di tutto, tranne i padroni di casa. Christine ha visto il suo viso in televisione e si è fatta prendere dal panico. La coppia ha lasciato velocemente l'appartamento e si è rifugiata in un motel noto per essere il punto di ritrovo per spacciatori e tossici. Il 19 luglio del 2006 Christine viene trovata nel motel e arrestata. Ma come hanno fatto a trovarla, vi chiederete? Ebbene, Justin ha chiamato la polizia. Quando ha visto il volto in TV, la donna ha raccontato tutto al marito. Durante l'interrogatorio Christine racconta che quel fatidico giorno era andata a casa delle amiche con Chris per prendere la loro droga e i soldi, ma la situazione era peggiorata velocemente e il ragazzo aveva incominciato a sparare. Poi Christine si sentì male e venne portata in ospedale dalla polizia. Durante il secondo interrogatorio, quello stesso giorno, racconta una storia diversa. Dice che Chris l'aveva costretto a sparare ai suoi amici, mettendole in mano la pistola e facendole premere il grilletto a forza. Ma la domanda è: com'è possibile che una ragazza costretta a sparare e in preda a comunque panico e spaventata riesca a mirare così bene? Le vittime sono state tutte colpite alla testa e al petto. Tutti sanno che si tratta di punti letali. Quando Chris viene interrogato, racconta a sua volta una storia ancora una volta diversa. Christine era gelosa di Rachel e Tiffany. Christine e Chris erano andati a casa delle ragazze con l'idea di attaccarle. L'unico particolare che ignoravano era la presenza di Marcus ed Adelbert, ma non si fecero problemi al riguardo. L'uomo aggiunse poi un dettaglio agghiacciante: Christine si era accorta che Rachel respirava ancora dopo i colpi di pistola, così si era avvicinata alla ragazza e si era assicurata che fosse morta, colpendola più volte. La polizia trova Chris in una foresta, si è tolto la vita dopo che un parente lo ha avvisato che la polizia lo stava cercando. Il processo di Christine si tiene nel 2008. La testimonianza del marito Justin, il fatto che nella scena del crimine non sono stati portati via né soldi né droga e la gelosia nei confronti di Tiffany e Rachel danno un chiaro quadro alla situazione. È riconosciuta colpevole di tutti e 4 gli omicidi e la condannano al carcere a vita senza possibilità di richiedere la libertà vigilata prima di aver scontato almeno 40 anni. Se la donna mantenesse una buona condotta potrà uscire di prigione nel 2046 all'età di 60 anni. Eccoci arrivati alla conclusione. Io vi ringrazio davvero per essere stati con me fino adesso, spero che questo video vi sia piaciuto, sono davvero curioso di sapere la vostra opinione. A me veramente fa triste vedere quando c'è una vittima che si trasforma in carnefice, una ragazza che indubbiamente ha sofferto molto, che però è andata a far soffrire le famiglie di tantissime persone, oltre a togliere la vita a 4 innocenti. E io non lo so, spero che questo caso vi abbia interessato, spero di vedervi al prossimo video e un grazie particolare per aver scelto di vedere questo video. Un ciao da Seba, ciao!